Il Consiglio Comunale di Biceglie ha approvato nella seduta del 26 febbraio il bilancio di previsione 2024-2026. Il documento, che descrive dunque le disponibilità economico-finanziarie del Comune e ne indica la provenienza e gli impieghi per il triennio successivo, è stato approvato nei tempi stabiliti dalla legge. I conti del Comune di Biceglie sono in ordine, ha rimarcato il sindaco Angelo Antonio Angarano. Il Consiglio ha approvato un bilancio che poggia su fondamenta solide, ha spiegato. Ogni azione amministrativa è guidata da criteri chiari come l'ottimizzazione delle risorse e l'attenzione rigorosa alla spesa. Soddisfazione dunque da Palazzo di Città per il lavoro svolto negli anni del PNRR, in cui si è puntato sulla riqualificazione urbana della città in una logica inclusiva. Fare i puntati sul sociale, dunque alle periferie, particolare attenzione alle strutture quali il nuovo impianto sportivo in via San Martino, la scuola Monterisi, il teatro Garibaldi, la biblioteca, la piscina comunale, il rifacimento di strade e marciapiedi in tutti i quartieri. Lavori strutturali dall'ex macello comunale fino alla piazza del Pesce. Un piano delle opere pubbliche ambizioso e che prosegue in linea con quelle che sono le direttive di sviluppo che abbiamo pensato per la città, quindi una bella pagina di buona amministrazione e soprattutto di tenuta della maggioranza. Dialogo aperto dunque tra le diverse parti politiche e cantieri in funzione in varie parti della città. Non mancano progetti su cui si sta già ponendo l'attenzione in vista della stagione estiva, che ricorda l'importanza di un turismo sempre più esigente. La riqualificazione, la messa in sicurezza del Ponte Lama che unisce Trani e Biceglie. Biceglie ha già costruito la sua pista ciclabile che arriva sino al Ponte Lama ed è pronta ad unire le due città, Trani e Biceglie, per un percorso che sono certo porterà innanzitutto benessere tra i tanti appassionati delle due ruote, ma anche e soprattutto, io spero, turismo.